Entra in area di rigore Parini. Sterza, vanno in mezzo e la palla in rete! De Nicolo 2-1. Grazie a questo gol, a 3 minuti dalla fine, il Fiumicino supera in rimonta il Città di Cerveteri e rafforza la propria candidatura per il terzo posto. I rossoblù ottengono così il decimo risultato utile consecutivo e restano lontani soltanto un punto dalla zona playoff. Venivamo da delle problematiche sia fisiche che di squalifiche, quindi la squadra era un po' rimaneggiata, qualcuno non era anche in condizioni, diciamo, ottimali. E qui abbiamo provato uno schieramento diverso da quello che giocavamo di solito, con una difesa a tre. Diciamo che anche, diciamo, l'avversario ci ha messo un po' in difficoltà, erano molto dinamici. Poi abbiamo fallito due occasioni importanti, poi abbiamo subito anche il loro gol molto bello e quindi siamo andati un po' in difficoltà. Secondo me poi abbiamo cambiato modulo, ci siamo rimessi un po' a quattro, anche mettendo qualcuno fuori ruolo. I ragazzi però devo dire sono andati anche con un alto piglio atletico di concentrazione e anche la voglia che ci ha portato, insomma, a riprendere questa partita e poi addirittura a ribaltarla. È cambiato qualcosa? Cosa è successo in questo girone di ritorno? Vi siete conosciuti meglio? Che aria si respira nello spogliatoio? Allora, noi negli spogliatoi siamo molto. Ci scherziamo, ridiamo sempre. Questo qua è il punto di forza nostro, diciamo. Oggi eravate un po' in emergenza in difesa, avete sperimentato questa difesa a tre, tu hai giocato leggermente defilato sulla destra, come ti sei trovato? Il ruolo, diciamo, della difesa in questa stagione sto facendo un po' tutti quanti. Nelle varie emergenze abbiamo avuto delle squalifiche, quindi ci siamo dovuti adattare e non è andata male, devo dire. E abbiamo dovuto decidere quello che dovevamo fare durante la stagione, se buttarla o se continuare a credere in questo sogno che ancora si può avverare. E quindi, visto come è finita la partita, ci ha fatto bene, devo dire. Fate qualche regalo a De Nicolo, che cosa è previsto? Perché insomma ve l'ha risolta lui con una grande zampata. Sì, no, siamo tutti contenti, contenti anche per gol di Vincenzo, se lo merita. Bravo ragazzo, un grande giocatore. Dopo la pausa pasquale, il Fiumicino sarà impegnato nello scontro diretto contro il Montefiascone. Il Città di Cerveteri invece ospiterà il Santa Marinella per mettere il punto esclamativo sulla salvezza.